giovedì 3 novembre 2022. 2022, conosciamo tutti la marcia su Roma 100 anni fa. Edoardo Pitalis ha scritto un libro, 1922, La marcia su Roma. Vito Marcuzzo, un appassionato di storia, di Oderzo, ha detto venga, venga, che vogliamo conoscere il suo libro. È il completamento di un percorso che abbiamo cominciato con la prima guerra mondiale sulla storia locale, però la storia locale non ha peso sufficiente se non sta supportata dalla grande storia. Abbiamo anche Renzo Toffoli. Renzo Toffoli, anche lui ha una passione, anche lui ha fatto delle ricerche, soprattutto sull'ingegnere capo del comune Miozzi, che ha lavorato a Venezia durante il ventennio, in particolar modo negli anni 1931 fino al 1940, ha cambiato il volto di Venezia. In particolare si ricorda qualche punto che poi andiamo a controllare. Innanzitutto il ponte Littorio, cosiddetto ora Ponte della Libertà, il piazzale Roma, il garage comunale, i ponti sul Canal Grande, quello degli Scalzi e quello dell'Accademia, e poi le scave del Rio Novo. Siete stati invitati per la presentazione del libro La marcia su Roma 1922, non scopro niente, la marcia su Roma non è mai stata fatta, ma andremo a scoprirlo con l'autore del libro. Edoardo Pitalis, La marcia su Roma. Il racconto di quei giorni e di una marcia che nella realtà non c'è stata. La famosa marcia su Roma il 28 ottobre del 1922 non si è tenuta. I fascisti sono entrati a Roma soltanto il 31 ottobre in ordine, con il placito del re che li ha salutati dalla terrazza del Quirinale e con attorno i ministri Diaz e Taon de Rivet, che erano entrambi del governo di Mussolini. Quindi un po' questo mito che viene raccontato in una maniera cronistica, con quello che è successo a Roma soprattutto dal 28 al 31 ottobre. Mussolini non c'era, la marcia di Roma, su Roma di Mussolini avviene con un vagone letto, parte da Milano in vagone letto con un treno che doveva arrivare la mattina alle 10, arriva anche con un po' di ritardo perché lungo strada i fascisti hanno bloccato il treno per salutare quello che chiamavano già il Duce, e arriva il 30, si presenta al re, la sera del 30 forma il nuovo governo e il 31 è lì che applaude anche lui, i fascisti che sfilano. Certo che leggendo il libro magari uno lo capisce, ma perché Duce? Beh, Duce perché viene dal latino dux, quindi comandante, capo, e a Mussolini piaceva, ma era stato un giornale romano ai tempi di quando Mussolini era socialista che lo aveva chiamato Duce, cioè capo della folla, era in grado di arringare la folla. Mussolini era un oratore particolarmente bravo per il suo tempo, oltre che un giornalista bravo sempre per il suo tempo. Abbiamo la Divina Commedia illustrata dal più illustre cittadino di Oderzo, ovviamente Vito Marcuzzo escluso, che è Alberto Martini, per cui a ricordo di questa serata, Edoardo Pitalis. Siamo nel Palazzo Foscolo, andremo a scoprire delle sale, ma soprattutto andiamo a presentare la mostra Divine. Questa mostra arriva direttamente dalla Biennale 2018 a Venezia e rimarrà qui alla Fondazione Oderzo Cultura, al Palazzo Foscolo, sino al 31 dicembre 2022. L'ingresso è a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, non si può perdere una mostra del genere. Grazie a tutti voi.